him. Hai completato la modalità storia? Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua Bergaster, per sbrigare un po' di faccende qua su PewDiePie Tuber Simulator. Infatti la nostra carriera di youtuber sta avanzando a tempo di record, sono arrivato mi sembra a livello 30, il prossimo dovrebbe essere il 31. Dovremmo avere quanti congiuntivi per gas, dovremmo avere degli oggetti che sono in arrivo e facciamo un paio di cose oltre le nostre solite rubriche. E voglio provare a crescere un po' di livello, almeno arrivare al 31. Siamo al metà del 30, ci va tanto, ma proviamoci, pagoleremo fino alla morte. Non mi fermerò davanti a nulla. Nuovo angoletto animali, non l'avevate ancora visto, l'ho fatto di recente, ho spostato leggermente il tavolo del poker e ho creato questo recinto di dollari, scatole e cose, su cui ci sono Edgar e Maya e la rana, il rospo, con gli animaletti tutti giù. Cominciamo. Beh, vedo che c'è un obiettivo sbloccato. Questo, abbiamo pubblica 5 video, lo faremo. Ricarica con 2 dollari, fallo subito. Visita 5 stanze. Abbiamo una rubrica apposta. Gioca a pago 5 volte, lo faremo sicuramente. I video di bellezza, ne mando uno in produzione adesso. Sali di livello, era già l'obiettivo per questa puntata. E acquista la statua di PewDiePie. Non l'ho ancora trovata, ma c'è sicuramente un buon motivo. Aquila sponsor, sei tornata finalmente. La tua amica Aquila zombie, devo essere sincero, non mi stava troppo simpatica. Poi, regali dei cacciatori. Fatti, ve li ho già fatti, riceviamoli. 65 regali, sta leggermente calando il trending, ma giustamente il tempo è già passato dall'uscita del gioco. Vediamo un regalo, una banconota e qualcosina d'altro. Tra l'altro, stupendo, ho raggiunto, abbiamo superato i 2000 follower. 2290 follower solo su PewDiePie. Cioè, calcolate che il nostro canale ha 10.000 iscritti e ne ho 2200 su questo gioco. No, non volevo guardare la pubblicità. Bravo. Vuol praticamente dire che una persona su 5 che si è iscritta ci ha anche aggiunto su PewDiePie. Ho ottenuto un sacco di regali da parte. Avevo proprio come i bambini che hanno l'albero di Natale là, con già tutti i regali sotto. E non li possono aprire, li guardano, non li possono aprire. Finalmente, adesso che siete arrivati, lo posso fare. Non volevate un bel tappeto inutile? Voglio dire. Oh madonna, quanti sono? Ve li stavo elencando uno per uno, ma ci metto un'ora. Vediamo se poi c'è qualcosa di bello alla fine, verso la fine. Quindi valanghe di regali da voi cacciatori che a tutti gli effetti siete stati in buona parte i fautori di tutta questa serie. Non sarei mai potuto salire così tanto di livello e soprattutto così velocemente se non fosse stato per il vostro super mega supporto nei commenti, coi consigli e soprattutto con tutti i regali della community. Sto ancora prendendo i regali e dopo questi abbiamo tutta una sezione di regali speciali tipo capigliature, schermi, tastiere, andremo a vedere perché anche lì è pieno di roba vostra che mi avete mandato. E peraltro già solo con questi abbiamo fatto metà della strada che ci serve per arrivare al livello 31. Detto questo, andiamo nel negozio. Ho tutti i nuovi oggetti di 2 livelli che mi sono tenuto, non ho ancora toccato, non ho ancora sbloccato. Lo volevo fare con voi. Il solito tappeto di merda, super costoso tra l'altro. 15 milioni. La sfera magia. La mucca. Oh, qua comincia a esserci roba figa. I poster giusti delle signorine. La telecamera da diretta televisiva, la porta sullo spazio profondo, bellissima, tutta da comprare sta roba, tutta da comprare, vaso di vermi verdi, la lava lamp, altro tappeto, no altro tappeto inutile, acquario da pavimento, questo cambia tutto, tappeto, sacco da box, pentacolo satanista, microfono, spero, altro acquario, oh! Quanti acquari metto e la palma. Dopodiché regali in sezioni speciali abbiamo magliette. Vediamo un po' per Natale cosa mi hanno regalato i cacciatori. Una maglietta da 125 bigliettoni verde. E basta, cioè quelle altre sono tutte fighe, quella è solo verde. Ma possiamo... Grigia, maglia grigia. Mamma mia che schifo, di schifo, ce n'è un'altra? Altra maglietta, meno male, perché questa non era un granché. Sono sincero con voi. Eccola qua per 150 o 200 banconote, quella col teschio con le fiamme. Questa è figa. Questa è una maglia davvero figa. Finite le maglie abbiamo degli occhiali. Che occhiali? Occhiali da sole. Ed eccoci infatti
cresta e occhiali da sole e maglia. Anche le sopracciglia verdi. Ormai siamo degli youtuber con 1.400.000 iscritti. Vorrei dire, ma non sono ancora finiti. Tastiere. Una. Anche voi, però, di tutte, mi regalate la tastiera rosa. E finiamo questa marea di regali che, mamma mia, la generosità dei cacciatori è davvero proverbiale. E ci vanno 6 giorni a spedire un oggetto. Ebbene sì, ma per fortuna c'è Pagol, il buon vecchio Pagol, sul quale andremo a fare la nostra tecnica cacciatori, che abbiamo davvero bisogno oggi che vada bene, che ci porti bene, perché bisogna salire di livello e far arrivare un sacco di oggetti. Grazie. Arrivato finalmente l'oggetto, che era lo stereo, lettore d'iPod, salterino, saltereccio! Non manca più un cazzo! Ma tutti quei regali che mi ero tenuto da parte e che mi avevate fatto davvero miracoli. Pagolata veloce, che infatti ci fa arrivare anche la seconda spedizione di oggi, tavolo di cristallo. E con un oggetto siamo già arrivati al livello 31! Porca troia! Questo era inaspettato. Voglio assolutamente l'acquario da pavimento. Ma che roba! Ma che roba! Roba che non ci si crede. Riempio la stanza, sarà tutta la stanza sopra di acquari. E Pagol, una bella sessione fatta bene di Pagol. E possibilmente anche fortunata. Perché no? Vero? E il tentativo subito dopo. Prima per tre, poi per due, poi banconote. Adesso ho lanciato male senza tecnica cacciatore. Però vedete che forse siamo riusciti a trovare il trick definitivo. Stai lì dentro. Stai lì dentro. Guarda, 20 ore. 20 ore. Un cristiano normale deve aspettare 20 ore. Lo fa, poi aspetta. E invece no. Giusto qualche milioncino investito e la pagolata giusta. E tutto è possibile. Si prosegue col Pagol da professionisti. Culo! Che culo davvero! Mamma mia, questo Pagol oggi ci sorride proprio. Forse è il ritorno del Pagol normale anziché quello di Halloween che ci ha portato bene. Più 3, più 3. Manca giusto la ciotola. Ma è. Forse con quell'oggetto solo riusciremo a salire di livello. Quindi dovrebbe essere l'ultima pagolata per adesso. Magari non per la puntata, ma per adesso. Ovviamente sì. Ovviamente sì. Dacci la spedizione. Dacci la palla del mago e facci salire di livello. Livello 31. Non è poco. Non è poco. 30 cervelli che investiamo. Subitissimo. Simissimo. Perfetto. Abbiamo due obiettivi sbloccati. Gioca Pagol e Congratulations, you ho now have più more subscriber di subscribers than these Pyrocynical. tubers. Tra l'altro, qua vedo un obiettivo, visita 5 stanze e direi che l'occasione perfetta per farlo sia aprire proprio in questo istante la nostra amatissima sezione delle migliori stanze dei cacciatori. Ovviamente per quanto riguarda la popolarità dei commenti nello scorso video, nel nostro scorso video. Partiamo dal quinto più popolare, non dal primo. E siamo quindi 1, 2, 3, 4. Raga, aggiungetemi! Sono Vincenzo Lucifora su PewDiePie. Io vi aggiungo e mando i regali. Non è uno di quegli infami che non manda i regali. PS. Ho una cosa bellissima nella stanza che finora non l'ho visto da nessuno. Anzi, nessuno. Sono molto curioso. Caro, mi sono dimenticato il tuo nome, Vincenzo Lucifora. Ok, speriamo di averlo scritto giusto. Sotto la L abbiamo. Ma che L? V. Vincenzo Lucifora. Livello 15. Ma c'è una cosa che lui non ha mai visto da nessuna parte. Beh, sì. Penso che effettivamente possa essere un record di qualche tipo. Il letto più alto. O la principessa sul pisello. O originale però.
non si può dire che non sia stato molto originale. Per il resto, c'è ancora da aiutarlo un pochino a crescere, quindi aggiungetelo e speditegli un sacco di regali come sapete fare voi e come avete fatto con me, così che anche lui, chi lo sa, magari possa farsi un altro letto super gigante o super altro, magari riempire l'intera stanza di materassi e stupirci con qualcosa di ancora più creativo. Ma prossimo concorrente, cioè prossimo vincitore, concorrenti erano tutti quelli che hanno commentato, il prossimo vincitore al numero 4 è, mi chiamo, non leggo, cazzo, mi chiamo Beagar06 e ho una stanza con livello 34. Sappiamo tutti quanto sia difficile superare il livello 30, quindi clap clap. Per una nuova stanza sul mio secondo profilo livello 2 chiedetemi cosa volete, con i verdoni solo posso spendere. Perfetto, cara, credo sia una cara, dall'immagine che Beagar06, che è subito qua livello 35, addirittura salita di un livello da quando ha scritto il commento che era appena una settimana fa. E beh, quell'angolino letto, lo adoro, non ho mai visto effettivamente applicata una cosa del genere. Una suddivisione, cioè aver ricavato una stanza in più nella stanza principale. Vedete che è una stanza quasi completamente, o comunque si può considerare completamente separata dal resto. Una stanza da letto indipendente, con invece, quindi molto bello e molto interessante. A parte il computer da $1 milione. Ma l'idea della stanzetta a parte, e vedo anche che ti piacciono gli sport invernali, quindi A, questa è la tua stagione, B, anch'io, quindi complimenti, e complimenti anche per questa stupenda stanza e questa stupendissima idea. Che non è detto che sicuramente qualcuno dei cacciatori te la copierà, ma magari anch'io. Per la mia stanza personale, molto bella, molto brava, cara Beagar06, se sei un caro, dispiace. Terzo classificato, senza perdere tempo, aggiungetemi, please! Se mi aggiungete vi manderò tanti regali. Like se sei con me, nome Ciccio Palla, oppure Ciccio Palla. Vabbè, se per cambia solo la maiuscola, Aquila Sponsor. Io non mi stancherò mai di te. Potrò mancarti al primo passaggio, a volte anche trascurarti al secondo, ma sei la mia preferita. Vieni qua. E dicevamo di Ciccio Palla. Parlavamo di Ciccio Palla. Caro, carissimo, livello 30. Stesso mio livello all'inizio di questa puntata, di questo episodio. È una camera molto simile, stessi muri e attualmente penso anche lo stesso pavimento. Quasi lo stesso identico angolo TV, con lo stesso mobiletto, la stessa TV, gli stessi armadi intorno e forse addirittura lo stesso quadro. I carissimi Edgar e Maya sul coso. E quindi molto figa, molto brava, un altro cacciatore, portatore fiero, anzi portatore sano, di PewDiePieTuber Simulator, perché a raggiungere il livello 30, ve lo ripeto, bisogna stare lì, è davvero impegnativo, e soprattutto bisogna sfruttare al massimo questa occasione, questa opzione della community dei cacciatori per espandersi, per farsi conoscere, per farsi amici e ricevere un sacco di regali. Quindi bravissimo, proprio con la Ciccio Palla. Ciccio Palla e basta? Ciccio Palla e basta. Terzo classificato, ma andiamo al secondo. Per un soffio ha sfiorato la prima posizione della nostra classifica, pur non facendocela, ma questo non vuol dire che non sia lo stesso meritevole di un'occhiatina. Più che attenta, spedisci ogni giorno regali. Spedisco forse era. Spedisco ogni giorno regali, mettete like e io vi ricompenserò. Quindi vedete che per arrivare alle prime posizioni delle classifiche delle migliori stanze dei cacciatori non è obbligatorio conoscere o applicare la grammatica così bene, ce la si può fare anche con qualche piccolo errore, ma a parte gli scherzi non mi hai detto il tuo fottuto nome. Tra le altre cose, si chiamerà come il profilo di YouTube, sospetto, Eren Gaeger, così, ok, dimmi che esiste, con la E. Ma qui la sponsor. Sì, esiste. Livello 19. Ti andiamo a vedere subito. Ma c'è la nostra cara qui la sponsor che pressa per essere presa. E io non posso lasciarla andare così impune. Eren Jäger? Jäger? Non ho idea. Ma andiamo a vedere. Abbiamo visto il livello. Ma la stanza! La stanza è niente male. Ha mantenuto i muri di Halloween. Una scelta che si potrebbe considerare quasi azzardata, ma si sposa davvero bene col pavimento in legno. E mi sono trattenuto finora dal parlare
della scrivania solo perché volevo tenerla alla fine. Scrivania gatto, super rara, super costosa, idem la sedia, e quella è la tastiera che volevo io, non la tastiera rosa che mi hanno regalato i cacciatori. Per il resto la stanza veramente ordinata, angolino TV, angolino musica, angolino animali, un po' tutto mischiato, e quest'area sala da pranzo col tavolo, frutta, borsette di ragazzi, c'è un ragno gigante vicino alla tua borsa di regali, facci occhio. Quindi davvero bella stanza, nulla di particolarmente esagerato, ma ottima resa nel complesso, come dire. Ma rullo di tamburi per favore, regia! Mi aggiungi, sono Jack 1 is quality e sono livello 20. Ci hai spoilerato un pochino la tua stanza, ma complimenti per la prima posizione e per il commento più popolare, almeno per ora, nello scorso video dei cacciatori, appunto. Andiamo immediatamente ad aggiungerti, e devo andare da vicino a leggere perché il tuo nome non è complicato, Jack, non è complicato, non è semplice, Jack 1 is quality. Bam, conferma, perché sei a livello 20 o leggermente superiore, abbiamo la conferma che sia proprio lui a cui la sponsor. Arrivo, Jackie Squality è già salito di 2 livelli, quando sei ancora a livello 20 non è troppo difficile salire, vedrai in futuro. Aquila Sponsor è il vincitore. Signore e signori, sono lieto ad annunciarvi Jack 1 is quality con la sua stupenda stanza di Halloween. Peccato che Halloween sia finito, perché era veramente una bomba. All'epoca ho visto effettivamente pochissime stanze di questa qualità, così grande, con una scelta di tema così forte, cioè tanti oggetti ripetuti possono essere una merda, diciamo. Però se usati bene e con giudizio possono dar vita a una stanza tetra e spaventosa come questa del nostro primo classificato. Guardate che ha anche lo sfondo correlato tipo in tema con il tema Halloween. Ma molto bene, direi che questo dice la parola fine per questa puntata, per la rubrica delle migliori stanze dei cacciatori. Giusto il tempo di andare ancora a vedere un paio di missioni da fare. Visita 5 stanze, fatto, guarda la pubblicità, non l'ho fatto. Acquista la statua di PewDiePie. Noi siamo saliti di livello e abbiamo degli oggetti nuovi da sbloccare. Intanto, vuvuzela dei mondiali. Cosa? Proprio rosone della chiesa con tutti i vetri decorati. E questa è la statua di PewDiePie? Oh sì, c'ho una missione su di te. Vieni qua, che per 18 milioni ti compro bella bella. Ti piazzo proprio lì. E magari facciamo ancora una serie, un giro di pagolato per far arrivare tutti questi oggetti. E sblocchiamo ancora. Orsetto, telecollocchio, telecamera e sbarre di finestra di prigione. Chissà se chi è in prigione può avere un canale. No, non credo. Quindi, che si fa? Voi dite? Io vi dico. Quindi pagol. Ormai abbiamo un ratio di ciotole una volta, cioè sbagliamo una volta su 5 quando va male. Ciotola prima. Non guardo neanche più perché so già che siamo partiti con quasi 200 milioni questa puntata e ne abbiamo solo più 47. Quindi vedete come girare un piccolo episodio ormai. Devo allungare sempre i tempi perché c'è sempre meno roba da fare e sempre più difficile essere di livello. E davvero, quante visual. Qui non mi va più nella ciotola. Sì, è il giro giusto, è il giro buono, è il giro. Me lo sento. Questo è il tiro buono. Becchiamo il per 3 e arriva subito anche la terza spedizione. No, quelle 2 ore proprio mi dovevi far spendere un altro 1.065.000. Mannaggia a te. Adesso la prendi a ciò. Non serve a niente. Sei un cagnaccio rognoso, ma devo anche ringraziarti perché è arrivata la nuova spedizione. La porta spaziale, che ci fa aumentare in scienza, insieme a dovrebbe essere l'acquario da pavimento. Stupendo. Se esiste una cosa fattibile, lo voglio. Voglio diventare miliardario e voglio un pavimento di acquario. Adesso. Lo esigo. E per la nostra gioia, nonché per la nostra missione, è arrivata la nuova spedizione, la terza. La statuetta di PewDiePie.
costata 18 milioni e tipo una trentina di milioni a farla arrivare. Ma vediamo quanti ce ne... vediamo quanti ce ne rimborsa. Gioca pago 5 volte, cazzata, 5 milioni di visual. Questo che ho dovuto aspettare il livello 31 per poter sbloccare l'oggetto, per poterlo comprare, per poter fare la missione. 3000 iscritti, totalmente inutile. Aquila sponsor. Bada bim, bada boom. E ricompensaci. Fantastico, posso finalmente trastullarmi con me stesso. Buono a sapersi. Completa 45 missioni epiche. È un obiettivo che se hai completato tutti gli obiettivi prima... 45 epiche missioni. Sì, già. Hai completato la modalità storia? Ah, titoli di coda e fine. In realtà puoi vederli nel menu delle opzioni. Esiste, cioè questa era la modalità storia ed esiste una fine e un modo per finirla? Mi pigliate per il culo. No! No! C'è ancora l'Aquila sponsor di sottofondo, ma abbiamo finito il gioco! Lo dico più vicino. Abbiamo finito il gioco! Livello 31, acquista la statua di PewDiePie. Completa 45 missioni epiche, era l'ultima missione. Cioè, ovviamente penso proprio... Penso proprio che si possa continuare poi a giocare... Ma abbiamo battuto il gioco, siamo diventati finalmente famosi con quasi 1,5 milioni di iscritti. Non ho idea, penso che in tutto avevamo fatto 200-300 milioni di visualizzazioni, 4, forse di più, non ho idea. Avremmo giocato a pago ore e ore e ore, ho preso migliaia di aquile sponsor, quella povera aquila c'ha gli artigli consumati. A forza di portarmi dei regali, dei premi, questa è la nostra stanza dopo tutto. Questa fatica e questo viaggio insieme, livello 31. Ma cacciatori, con questa notizia bomba, io vi dico che per questo video può essere abbastanza. E ricordo, sono Bergaster. Un commento qua sotto, non solo non è mai sgradito, ma vi fa anche partecipare ad un eventuale, se faremo ancora altri video su questo gioco, prossima puntata ed estrazioni per le 5 migliori stanze dei cacciatori. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi, Aquila sponsor, mi sono un po' felice oggi. Bene cacciatori, questo era il video per oggi, qua c'è il video di ieri, qua c'è un video a caso, e se cliccate sulla mia faccia vi iscrivete, se vi siete già iscritti.